Ora si registrerà la conferenza. dedicati ai fondi per la ripresa. E, oggi purtroppo per la prima volta non è presente l'assessora Cucci, l'assessora alle politiche europee e alle attività produttive con il suo consueto saluto d'inizio, però ci ha registrato un breve video, quindi chiedo gentilmente ad Adriano di farlo partire e dopo i saluti dell'assessora possiamo cominciare con il bello della diretta. Grazie. Bene, eccoci qua, un attimo che controllo che sia tutto a posto. Bene. Buonasera, con l'appuntamento odierno chiudiamo questa serie di incontri fortemente voluti dall'Ufficio delle politiche europee e delle attività produttive per dare spazio alle idee, alla forza della ripartenza del comparto economico, industriale, culturale ed agricolo del nostro territorio. Abbiamo affrontato il tema in una logica di sistema a 360 gradi, cercando anche e soprattutto quegli elementi di aiuto e supporto della ripartenza, quali in primis i fondi comunitari e la nuova programmazione UE, il Recovery Plan, i fondi nazionali e i fondi regionali. Chiudiamo dunque stasera con le opportunità che il mercato internazionale può offrire in questo momento, ma anche evidenziando quelle che sono le insidie che lo stesso può presentare. Ad esempio, pensiamo al costo delle materie prime che sono in grande ascesa e ai problemi della logistica per la spedizione delle merci. Ovviamente per il nostro territorio business significa internalizzazione e soprattutto internazionalizzare il proprio prodotto, esportare ed affrontare sfide globali. E credo che non vi sia tema migliore per chiudere questo ciclo di webinar. Ci congediamo ovviamente con l'auspicio che questa iniziativa possa aver trovato e trovare ancora più peso e visibilità il prossimo anno. Certi che l'attenzione che la pubblica amministrazione deve avere verso il mondo produttivo deve essere sempre alta perché solo con sinergie, relazioni e interazioni forti l'intero territorio può crescere. Ringrazio dunque tutti i relatori che hanno aderito all'iniziativa, quelli che oggi la concluderanno e auguro a tutti e a tutte un buon lavoro. Bene, a te Tiziana. Io mi ritiro nel mio angolino adesso e lascio la parola a Stefania, se non sbaglio per prima, no? Sì. Stefania. D'accordo, grazie Tiziana. Allora, mi presento da sola, io sono Stefania Garofalo, consulente Eures per il Friuli Venezia Giulia, ancor più l'Italia e la Commissione europea e opero a Pordenone, Friuli Venezia Giulia e sono innamorata del mio lavoro, ecco, posso dire così per introdurre me stessa e questi anni di lavoro che mi hanno portato ad avere a che fare con aziende e con cittadini. Condivido subito con voi, se posso, una mia presentazione per essere più chiara in quello che dirò. E eccoci qua. Dovreste vedere la mia presentazione. Sì, Vedete ok. qualcosa? Perfetto, benissimo. Ok, d'accordo. Allora, vedete, la mia presentazione di oggi vuole andarvi ad illustrare in particolare il Targeted Mobility Scheme, che è un nuovo programma che la Commissione europea tramite Eures ha lanciato. Ma per parlarvi, voi vedete soltanto la schermata blu, corretto? Non vedete altre finestre, giusto? Sì, Aperte? giusto, giusto. Sì, è Bene, condivisa almeno una che mi completamente. confonde un po' del go to meeting, ma va bene, ci proverò, ce la farò. Ok, quindi allora non riesco a parlare del nuovo programma TMS senza introdurre un pochino che cosa sia Eures. Okay? Quindi Eures è una sigla che sta per European Employment Services, che cos'è? È un sistema che unisce tutti i servizi europei per il lavoro uniti in una grande e amorevole rete.
fatta di un portale che raccoglie, indovinate, una cosa come 2.400.000 offerte di lavoro ogni giorno, quotidianamente, in media, e una rete però anche umana fatta di ciccia e ossa come me, dico sempre, che dà supporto ai lavoratori e alle aziende che volessero trovare personale e trovare lavoro anche in un paese diverso dal proprio. Eures è quindi una rete di servizi pubblici per il lavoro, okay, di centri per l'impiego. Quando le persone vengono da me di solito dicono, ma confondono un pochino, pensano che sia una cosa diversa dal centro per l'impiego. No, in realtà è uno dei 1.000 servizi che il centro per l'impiego offre alle persone che si iscrivono, alle persone che vogliono cercare lavoro tramite noi. Non c'è bisogno di avere un'iscrizione per avere i nostri servizi, quindi si può semplicemente fare una chiacchierata. E avere adesso via web, diciamo, possiamo vederci via Teams, via Zoom, al telefono, in qualsiasi maniera, tendenzialmente ancora manteniamo la distanza, diciamo, sociale, ma non quella personale, perché le persone veramente ci interessano tantissimo e anche le aziende. Siamo molto curiosi nei confronti di quello che adesso cercano le aziende. La rete è nata, pensate un po', nel 1993, quindi è più che maggiorenne. È stata riformata in due fasi successive, nel 2012 e 2016, ed è proprio quello l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori in Europa che ha sempre perseguito. Quindi è una rete concepita proprio per facilitare e aiutare chi vuole varcare i confini nazionali. Lo fa con 1.000 consulenti come me. La parola consulente fa pensare che ci sia un guadagno, un esborso, un pagamento. Assolutamente no, perché ho detto all'inizio che è una rete di servizi per il lavoro pubblici, per cui nessuno paga né le aziende che si rivolgono a noi e neanche i cittadini che vogliono il nostro consiglio in tutta l'Unione Europea, oltre che Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Quindi una rete molto, molto aperta. Non solo aiutiamo i cittadini, ma anche aiutiamo le aziende a trovare il personale di cui sono alla ricerca. Diciamo subito che non è una rete che incentiva la fuga dei cervelli, perché questo è un pochino il dubbio anche che viene a qualcuno, no? Anche a molti decisori, devo dire, anche delle nostre fila. Ecco, no, la circolazione che noi vogliamo è una circolazione volontaria, assolutamente volontaria e assolutamente circolare. Quindi la mobilità noi cerchiamo che sia circolare, quindi che la persona vada all'estero, si arricchisca il suo bagaglio personale, il suo curriculum vitae e poi ritorni piena di nuove bellissime esperienze da poter spendere nel territorio locale, nel tessuto locale imprenditoriale. Parliamo infatti, nei dati di oggi, no? Del 41%, pari addirittura a 10.844 lavoratori che mancano nel nostro territorio, okay? Quindi non si trova manodopera. Addirittura sale questa cifra al 55,9%, quindi quasi il 60%, se parliamo di aree tecniche di progettazione, ma anche di un 16,6% in aree amministrative, quindi non è detto che rimancano soltanto il personale, le persone che fanno saldatura o CNC, okay? Mancano veramente tutte. I nostri uffici, che comprendono la preselezione del personale, sono assolutamente disperati perché siamo pieni di offerte di lavoro che anche reperiamo tramite il nostro servizio per le imprese, e poi se abbiamo tempo ne parliamo anche, e che non riescono a star dietro alla richiesta perché non c'è abbastanza manodopera sul territorio attualmente. E noi siamo molto contenti di lavorare più che 2 anni e mezzo fa, quindi molto più che nel pre-crisi, crisi sanitaria. Quindi in Friuli Venezia Giulia siamo presenti con una line manager Eures che vi saluta, la dottoressa Giulia Pozzecco, quattro di noi, quindi quattro advisor, diciamo nell'Eures, che sono presso le quattro hub, diciamo province, ex provincia, adesso hub, due advisor anche sindacali e 13 assistenti Eures che sono presso i centri per l'impiego e danno l'informazione di prima mano. Che servizi offre Eures? Allora, i servizi sono molteplici. Tramite il sito, il portale, si può consultare le offerte di lavoro online quotidianamente, quindi tutti i consulenti europei quotidianamente pubblicano offerte di lavoro a seconda della richiesta delle aziende. Non c'è la giornata della pubblicazione, può avvenire in ogni momento di ogni giorno. Si può creare il proprio curriculum, non consiglio tanto di crearlo sul portale Eures, ma più che altro sul nuovo sistema di cui parlerò dopo, TMS. Trovare informazioni su vita e lavoro, perché trasferirsi all'estero sappiamo bene tutti che non è uno scherzo, per cui bisogna essere preparati a trovare lavoro nel modo migliore ed essere quindi pronti a reperire tutte le informazioni che servono.
e contattare e chattare con gli Eurosconsulenti, che siamo noi, perché ogni appunto venerdì si può chattare con noi. Scusate che non mi va più avanti la presentazione, ecco, chattare con gli Eurodivisor. Quindi c'è l'opportunità, stando nel proprio salotto, nel proprio studio, di parlare con tutti noi, a seconda dell'interesse, quindi se voglio la Grecia, se voglio Malta, se voglio la Svezia o l'Italia, e comodamente parlare con noi e farci tutte le domande che vengono in mente. Organizziamo anche delle giornate europee del lavoro, che sono i cosiddetti European Online Job Days. I prossimi ve li ho scritti qua, sono il 5 ottobre con Finland Works, quindi chi è interessato ai paesi del nord sarà contentato. Poi c'è un Estonian Day, ma l'Estonia è un paese molto interessante per la logistica in particolare e per l'ICT. E poi ci sono anche le giornate dedicate alla Svezia. Quindi c'è un continuo organizzare eventi per essere più vicini proprio alle persone e soprattutto alle aziende, trovare il personale di cui hanno bisogno. I nostri progetti sono molteplici, partono diciamo anche da un sostegno per il tirocinio. Il tirocinio all'estero si può fare anche con un finanziamento da parte della nostra regione, quindi noi siamo una regione particolarmente attenta alle esigenze anche di formazione on the job dei nostri cittadini, per cui possiamo, indipendentemente dall'età, mandare delle persone da 3 a 6 mesi in sedi estere di imprese italiane, imprese con sede legale proprio all'estero, istituzioni pubbliche, per dire l'Università di Vienna ci chiede sempre personale per il laboratorio, quindi per fare analisi di laboratorio, piuttosto che Commissione Europea e altre istituzioni, oppure anche delle ONG, quindi enti, istituzioni, organizzazioni internazionali, anche italiane con sede all'estero, per esempio la Camera di Commercio italiana a Sofia, in Bulgaria. Faccio solo degli esempi per dire che le cose sono veramente fattibili e quotidiane, direi. L'indennità di mobilità che è legata a questi tirocini è commisurata alla durata del tirocinio, quindi quando i ragazzi o le persone mi dicono sì, ma quanto ricevo come borsa, diciamo, di mobilità, dipende da quanto si sta nel paese, quindi 3, 4, 5 o 6 mesi, e c'è un esborso diverso anche in base appunto al paese in cui si fa l'esperienza e al costo della vita nel paese di destinazione. Quindi abbiamo delle tabelle europee che dicono chiaramente qual è il nostro contributo a seconda del paese in cui si va e della durata del tirocinio. Un altro interessante progetto che noi seguiamo è quello di Euradria, che incentiva la mobilità transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Organizziamo delle giornate dedicate al lavoro, facciamo dei recruiting, quindi matching tra persone e aziende che cercano, la fiera transfrontaliera del lavoro, tutto per favorire proprio il famoso incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ecco che qui, subito, dopo questa premessa, che spero insomma sia stata esaustiva ma breve, vi presento il nuovo sistema Targeted Mobility Scheme, che è un servizio di informazione, reclutamento e matching, ma anche sostegno finanziario proprio per avvicinare le persone che da una parte stanno cercando lavoro o esperienza per approfondire e migliorare il proprio curriculum, le proprie skills, come si dice adesso, e aziende che cercano disperatamente quel personale da un'altra parte dell'Europa. L'obiettivo quindi è un mix tra informazione, servizi e consulenza su misura. Già all'inizio del nostro webinar, del nostro collegamento, stavo parlando con una ragazza molto in gamba che mi chiedeva delle cose e su misura abbiamo subito dato la consulenza, per cui è questo il rapporto e la relazione che noi stabiliamo sempre. Okay? Quindi diretta su misura, adesso si usa dire tailored, okay? Quello che serve noi lo diciamo. Vogliamo essere una sorta di hub, ecco, di informazioni, per agevolare la vita del cittadino e non fargli fare, e neanche delle aziende, non fargli fare la pallina da ping pong tra vari servizi. Benefici finanziari e offerte di lavoro di alta qualità. Ecco, noi non vogliamo avere delle esperienze mordi e fuggi, quindi non ci interessano esperienze sottopagate, troppo brevi, dove neanche si riesce a capire in che ambiente si è arrivati. Un ragazzo si è ostinato a voler andare via senza il nostro aiuto, e Danimarca, la Danimarca è bella, però è capitato purtroppo, mi spiace per lui, in una fattoria dove era assolutamente non pagato, mal pagato, ha incontrato altri italiani che erano costretti a rimanere lì perché ormai avevano finito i soldi per tornare indietro con un volo ed è rimasto schiacciato da questo meccanismo. L'abbiamo aiutato con i servizi sul territorio proprio perché la nostra è una rete umana, ma avremmo voluto evitare delle esperienze del genere.
Ecco, il partenariato di questo progetto unisce moltissimi enti, quindi ci sono gli uffici EURES, ci sono enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, una scuola di lingue, un'università, un organismo di rappresentanza, una rete europea e tutta la rete EURES italiana. Noi siamo tutti insieme dal 2015, diciamo dalla prima partenza di un programma di cui dopo accennerò. Il soggetto capofila è EURES Italia, nella sede dell'ANPAL, quindi Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, che ci coordina a livello italiano e che coordina anche questa rete. Ci sono altri due partenariati, lo dico perché la Commissione europea ha deciso di dare anche a un partenariato tedesco, un partenariato svedese, la stessa, diciamo, ruolo di capofila di altri due partenariati, appunto, ma noi con tutti i soggetti che vedete, quindi Grecia, Italia, Belgio, Francia, Cipro, Bulgaria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna, gestiamo questo grande partenariato e ci sono anche appunto degli associati e degli affiliati che è Capitale Lavoro. Quindi un grande partenariato. Quali paesi e quali settori economici sono coinvolti in questa progettazione? I flussi possono avvenire da tutti i paesi verso tutti i paesi, quindi noi possiamo gestire una offerta di lavoro e un matching, diciamo, tra un incontro tra domanda e offerta di lavoro di un cittadino tedesco che va a lavorare in Italia, ma anche di un italiano che va a lavorare in Francia, ma anche del francese che la va a lavorare in Grecia, quindi indipendentemente da dove si trova la persona e da dove si trova l'azienda. Tutti i settori economici offrono, diciamo, buona sponda per essere, seguiti dal nostro programma, ma in particolare ovviamente ci sono dei settori, lo sappiamo bene, che offrono più opportunità al momento, no? Per cui l'assistenza sociale e sanitaria, le attività tecnico-scientifiche, anche il turismo non si direbbe mai, ma in realtà è un grande bacino di richiesta e soprattutto l'ICT. Molto anche l'educazione, perché stiamo facendo anche molto reclutamento per le scuole in Irlanda, in Germania, eccetera, eccetera. Chi può aderire? Come candidati possono aderire tutti i cittadini europei, più Norvegia e Islanda, residenti, ma questa, udite, udite, è una novità, anche i cittadini di paesi terzi, se hanno carta di soggiorno permanente, quindi sono qui da più di 5 anni, in uno dei 27 paesi europei, più Norvegia e Islanda. Bisogna essere maggiorenni, quindi 18 anni, interessati a trasferirsi in un altro paese o per lavoro, apprendistato o tirocinio. Come datori di lavoro bisogna avere la sede legale in uno dei paesi dell'UE, più Norvegia e Islanda. Ovviamente dare, come vi dicevo, una opportunità di lavoro conforme con la legislazione nazionale, quindi di qualità, diciamo, e che offrano dei tirocini di almeno 3 mesi o dei contratti di lavoro apprendistato di almeno 6. Ecco, queste sono i requisiti, diciamo anche numerici, per aderire al nostro progetto. I servizi rivolti ai candidati sono tanti, avete già capito che c'è molto orientamento, molte informazioni, la possibilità di fare workshop per capire come scrivere meglio un curriculum, come fare affrontare i colloqui di lavoro, come rafforzare le competenze, supporto nella iscrizione del progetto, l'accesso ai benefici, quindi diamo tutte le informazioni necessarie, dando sempre una consulenza diretta e personalizzata, come dicevamo all'inizio. Facciamo anche delle giornate di reclutamento e siamo presenti anche nel post-collocamento, quindi nella fase di trasferimento e anche del dopo, perché la persona non va mai lasciata sola. Siamo una rete e questo vogliamo fare. I servizi rivolti ai datori di lavoro anche sono abbastanza numerosi e diciamo intensi, c'è un database contenente tutti i CV da tutta Europa. Come vi dicevo, è meglio iscriversi nel portale del TMS, che poi vi indico, che non nel portale EURES, perché EURES è molto generalista, è un portale che raccoglie moltissimi curricula, veramente moltissimi, fin troppi, all'interno del quale è difficile fare preselezione, è difficile fare un'estrazione. Ci ho provato, ci proviamo tutti i giorni, ma vengono fuori troppi risultati di ricerca e non è detto che siano anche attuali, che quindi la persona stia ancora cercando lavoro. Mentre invece nei nostri database locali e nel sito dell'EURES TMS ci sono dei curricula freschi, diciamo, di persone attualmente disponibili a lavorare. Identifichiamo insieme i bisogni, possiamo appunto anche organizzare delle giornate di reclutamento, che sono appunto i famosi European Online Job Days, o delle giornate particolari, per esempio con l'Olanda, adesso stiamo per organizzare un reclutamento per la Xelvin, per ingegneri meccanici.
Quindi siamo alla continua ricerca di partnership anche con i vari colleghi. Non ci possiamo più vedere davanti a un caffè, ma vi assicuro che la rete c'è e tiene benissimo. Con l'azienda si definisce insieme anche l'offerta di lavoro. Tante volte non c'è chiarezza anche da parte dell'azienda su che cosa può offrire, su quali sono le migliori condizioni per attirare dei profili anche da fuori. Supportiamo l'azienda sia nel processo di registrazione e sia in tutta la fase successiva di richiesta dei benefit. E c'è anche la possibilità di delegare uno di noi per operare proprio sulla piattaforma. Facciamo naturalmente il cuore del nostro lavoro, che è la preselezione e il matching dei candidati, organizziamo i colloqui e diamo supporto anche nella progettazione del dopo. Avrete capito quindi che questo programma ha come novità uno schema unico di mobilità che riunisce due programmi che prima andavano a insistere su lavoratori che non avevano ancora compiuto i 35 anni, si chiamava Your First Eures Job, il tuo primo lavoro Eures, e Reactivate, che era quello che era dedicato invece a chi i 35 anni li aveva già compiuti. Cittadini europei, ma anche residenti di lungo periodo in Italia o in paesi europei, appunto, e incremento dell'ammontare dei benefit previsti, che ancora non sapete, ovviamente, perché non ve ne ho parlato, ma adesso subito vi dirò. E un nuovo contributo che prima non era previsto per il trasferimento di un membro della famiglia del lavoratore o della lavoratrice in mobilità. Quindi siamo consapevoli che una persona, magari, soprattutto se ha superato i 35 anni, può avere degli impegni anche di famiglia e quindi avere bisogno di un sostegno anche per la partner o il partner. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato negli anni che il partenariato deve essere ampio sia a livello europeo che nazionale per dare ancora più supporto. Abbiamo avuto un'esperienza che ormai è consolidata nella gestione di progetti di mobilità professionale, che è importante, anche abbiamo capito, organizzare dei laboratori territoriali di empowerment tramite Eurodesk, che è una rete che è nostra, diciamo, amica da tanto tempo. È importante anche dare degli strumenti a garanzia della qualità, soprattutto dei tirocini, okay, che devono essere veramente degli strumenti non per il lavoro quasi nero o per la sostituzione di bassa manovalanza. Anzi, noi facciamo dei tirocini che sono veramente di qualità e chiediamo un'attestazione finale dell'esperienza e della formazione ricevuta per tutti i partecipanti, anche le aziende, con la quale poi riusciamo a capire appunto se l'esperienza è stata di valore. L'ultima idea che è venuta alla sede, diciamo, nazionale è il TEMPL, cioè un riconoscimento ai datori di lavoro che offrono elevati standard di qualità per tutte le tipologie di contratto. Quindi sei nostro partner? Sì. Hai ospitato una persona, un tirocinio, hai dato un lavoro? Sì. Sei stato particolarmente valuable, no? Sei stato particolarmente bravo e hai dato degli standard veramente di qualità alle persone? Ottimo. Hai il nostro label, altrimenti anche no. Quindi ci sono anche dei nuovi membri come il Pôle Emploi francese, l'Eures Malta, e nel nostro portale regionale che dopo cito abbiamo pubblicato ben 8 offerte di lavoro per Malta, quindi Malta è una fonte inesauribile di offerte e di ricerche. Ci sono anche 2 scuole di lingua, abbiamo creato una piattaforma e-learning per corsi di lingua e formazione preparatoria, abbiamo ideato una community di candidati che servirà a condividere e valorizzare tutte le esperienze accumulate dai partecipanti, ma anche una rete di datori di lavoro, sempre anche per stringere maggiori legami con l'estero. Il sostegno finanziario, che ho citato ma è molto en passant, cosa prevede? Indennità di viaggio per andare a fare il colloquio, indennità di trasferimento una volta che si è il candidato scelto dall'azienda, rimborso di spese per un corso di lingua, riconoscimento delle qualifiche dove serve, un'indennità supplementare di viaggio per necessità particolari, quindi o perché il posto è molto lontano, non è servito da mezzi o perché la persona in sé ha delle difficoltà socio-economiche, magari transitorie, ma ce le ha, un'indennità supplementare per i tirocinanti e gli apprendisti, aggiungo io, un voucher per la formazione preparatoria di base o linguistica che possiamo fare anche nella forma a distanza con i cosiddetti MOOC, cioè Massive Open Online Courses, corsi europei, corsi con tanti iscritti. Da fare online. Ecco, le misure finanziarie sono queste, quindi per i candidati, per il colloquio di lavoro fino a 660 euro, se ci sono bisogni speciali si aggiungono 1100 euro in più per integrazione di tirocinio apprendistato fino a 660 euro per 3 mesi, un massimo di 3 mesi, 6 mesi, scusate, prima era 3, adesso è 6. Per i corsi di lingua fino a 2200 euro di sostegno finanziario, quindi a seconda di quanto la persona spende, si arriva fino a 2200 euro.
Trasferimento in un altro paese fino a 1.540 euro, abbiamo detto per due, perché la persona può essere anche quella che accompagna il lavoratore o la lavoratrice, riconoscimento delle qualifiche fino a 440 euro. E qui ci sono collegate delle aziende, e sono delle PMI, quindi piccole e medie imprese, il programma di integrazione nel momento in cui l'azienda offre un aiuto all'introduzione della persona, quindi si va a prendere il candidato o la candidata in aeroporto, si aiuta a cercare casa. Si fa un aiuto per l'iscrizione al comune, le scartoffie burocratiche. Ecco, si aiuta magari nella comprensione dei termini o tecnici o linguisti, la lingua nuova per i neoassunti e si riceve fino a 2.000 euro per ogni dipendente assunto. Mi sembra una cosa abbastanza interessante. Non vi dico tanto sui risultati attesi, anche perché io voglio lasciare tempo sia alle domande sia al relatore che mi segue, quindi diciamo che miriamo ecco, ad avere 680 candidati inseriti assunti con questo programma. Come si fa per partecipare? Ci si registra sul portale Eures Mobility, cioè, .ampal.gov.it, dove si trova una scelta, diciamo, se si è cittadino o se si è datore di lavoro. E quindi, come lo chiamiamo in gergo, job seeker, quindi colui che cerca lavoro o datore di lavoro, una cosa molto semplice. Come accedono i candidati un domani ai servizi e benefici del progetto? Ci sono quattro diverse modalità addirittura, le abbiamo pensate proprio tutte. O si è contattati da uno di noi, consulente Eures, per questo programma, se il profilo professionale che hanno inserito nella registrazione è in linea con un'offerta di lavoro, tirocinio, apprendistato, presentata da un datore di lavoro che si è registrato nel portale. Due, possono candidarsi per una posizione di lavoro disponibile nel loro cruscotto, perché a seconda delle scelte che faranno, ci saranno delle dritte, diciamo, dei suggerimenti di posizioni lavorative che sono inserite nel portale all'interno direttamente della piattaforma di progetto. Possono andare a consultare le offerte di lavoro nel portale dedicato, quindi Eures TMS, ma anche possono abbinare delle offerte di lavoro che sono già presenti nel portale Eures e contattare un consulente di Eures, quindi uno di noi, per farsi supportare nell'inserimento e nell'incrocio, e quindi nell'abbinamento con il programma. Ripercorrendo un po' il processo, è molto semplice, non serve neanche tutta questa schermata. C'è un consulente che supporta il datore di lavoro per cercare dei candidati. Il datore di lavoro, grazie alla nostra pubblicazione di un'offerta di lavoro, grazie alla diffusione capillare all'interno di tutti i centri per l'impiego di tutta Europa, abbiamo un forum in cui ci scambiamo le offerte di lavoro quotidianamente, e da questo nascono anche le pubblicazioni sul portale regionale. Il datore di lavoro può trovare i candidati idonei. Il candidato ottiene il supporto, parte, si trasferisce nel nostro nuovo paese di destinazione, riceve tutte le indennità di cui vi ho parlato, di cui ha diritto, ed è sostenuto anche nel post-inserimento. Questi sono i miei contatti, i nostri contatti, quindi a iniziare dal portale Mobility. Ampal.gov.it, quindi quello nazionale, diciamo, c'è una mail dedicata anche a questo progetto, quindi eures-tms@ampal.gov.it, e poi di seguito vedete tutti gli Eures consulenti, me compresa, io sono Stefania Garofalo, che operano nel territorio e vi possono dare delle informazioni a seconda anche proprio del territorio in cui vivete. Se siete curiosi, ci sono anche le nostre pagine LinkedIn, siamo su Twitter, io gestisco personalmente la pagina Facebook, pubblico anche a mezzanotte delle offerte di lavoro, hints interessanti, delle dritte particolarmente utili, per cui non ci fermiamo mai e saremo felici, quindi di assistervi, di vedervi sia come aziende, se avete voglia di provare a trovare del personale anche fuori dal nostro confine, o come cittadini e persone che cercano lavoro anche all'estero. Molto spesso poi la persona che fa un'esperienza di lavoro all'estero o solo che si affaccia ai nostri uffici, quindi che ci chiede consulenza, come abbiamo visto all'inizio, ha una marcia in più. La marcia in più nasce proprio da competenze linguistiche particolari, nasce da apertura di mente particolare, nasce da forte adattabilità, da grande flessibilità. Perché una persona che è disponibile a lasciare amici, famiglia, non avere l'aperitivo alle 6 di sera ogni giorno, diciamo che con i propri amici, diciamo che una certa apertura di mente e flessibilità le deve per forza avere. Quindi abbiamo davvero, davvero delle persone fantastiche che seguiamo, ma anche delle aziende particolarmente aperte, proprio open-minded, perché non è uno scherzo assumere qualcuno dall'estero. Quindi ci sono aziende che hanno capito che
arricchire il proprio personale, il proprio staff con delle persone che vengono da fuori, dà anche alla stessa azienda, alla propria compagine aziendale, una marcia decisamente in più. Io avevo anche una breve panoramica dei servizi per il lavoro, quindi dei centri per l'impiego, dove sono, il fatto che adesso siamo online, le offerte di lavoro, ecco, vedete, questo è il portale regionale dove trovare le offerte di lavoro locali, a seconda della zona in cui le cercate, ma anche alcune selezionate che noi pubblichiamo, c'è anche la collega Elena qua collegata e la ringrazio ancora, che noi pubblichiamo per dare delle dritte a delle persone, perché alcuni colleghi ci sollecitano nella pubblicazione, nella diffusione di alcune particolari offerte, quindi noi le pubblichiamo anche qui alla voce Stati Esteri. Ovviamente questo portale non è esaustivo per le offerte di lavoro dell'estero, lo è per le offerte di lavoro locali, ma non sull'estero, e quindi rimandiamo, se volete maggiori informazioni, sempre al grande portale EUPES. Abbiamo anche un'app, naturalmente molto comoda, sia per iOS sia per Android, che potete scaricare sul vostro smartphone e controllare le offerte di lavoro quotidianamente. Abbiamo un servizio per le imprese che è il vostro aiuto e ascolto per fare ricerca di personale, formazione anche su misura, facciamo dei corsi proprio su richiesta delle aziende e diamo consulenza continua su incentivi e sgravi per le assunzioni. Organizziamo convegni e altre misure per promuovere proprio la cultura del lavoro e far capire cosa serve alle aziende del nostro territorio, accontentarle nei loro bisogni. Questi sono anche i riferimenti del servizio imprese. Io ricopro il doppio ruolo, per cui sono sempre io, sia per l'EURES, per la ricerca di personale o di lavoro all'estero, e per i servizi per le imprese, con l'aggiunta naturalmente l'aiuto di vari colleghi, e vi ringrazio tantissimo dell'attenzione. Grazie, grazie Stefania per questa molto dettagliata presentazione. Vedo che nella chat c'è una domanda da parte di Antonietta Bombardelli, che direi potrebbe attivare il microfono e farla direttamente a te. Vai Antonietta. Scusi, sono sempre io. Non ho capito appunto una cosa, volevo dei chiarimenti. Per quanto riguarda... non mi ricordo di che pagina era la slide, c'erano un sacco di cifre, un sacco di euro, quindi volevo chiedere chi sborsa appunto i soldi, lo sborsa il tirocinante o lo sborsa la comunità europea, le EURES per le aziende a supporto dei capitali? Assolutamente la seconda ipotesi, okay? È la Commissione europea tramite noi, tramite l'ANPAL, appunto l'Agenzia Nazionale del lavoro italiana, che sborsa queste cifre a voi che cercate lavoro all'estero. Quindi nel momento in cui trovate o un tirocinio di 3 mesi o un lavoro di almeno 6, ecco che scattano, se siete iscritti sia voi che l'azienda dove andate, anche questi finanziamenti aggiuntivi a supporto della mobilità. Per cui sono assolutamente per voi, non per noi. Ok. Perché allora non mi ricordo con chi ho parlato oggi, mi ha contattato una persona, se non mi sbaglio, del vostro ufficio, mi ha detto: no, guarda, se vuoi attivare lo stage devi dare appunto la borsa di 700 euro. Ho detto: mi sembra strano, oggi parteciperò alla video chat e appunto vedremo. E devi pagare? Che senso? Hanno detto che tu dovevi pagare qualcosa? Sì, ho preso delle informazioni. Forse ti hanno preso per un'azienda, forse sei talmente brava e sciolta che ti hanno preso per un'azienda. Allora. Ma mi avevano detto quanto di partecipazione, 1650 euro più IVA. Cioè, guarda, è una cifra che non rientra in niente che io conosca, no? Per regolamento regionale le aziende devono dare al tirocinante almeno 500 euro se full time, e sì, di meno, un po' di meno per il part time, ma non cifre inferiori, voglio dire. Quindi, anzi, non si può pagare per fare un tirocinio. Anzi. Appunto, quello mi stavo chiedendo. E senta, per quanto riguarda dopo lo stage, è appunto possibile avere... appunto non solo un supporto dopo lo stage, ma appunto avere poi un contratto di lavoro, perché a me interesserebbe tantissimo poi rimanere nell'azienda. Certo, ovviamente so che me la devo giocare benissimo.
Esatto, brava, hai detto bene. E dipende molto da come te la giochi, quali sono le necessità, anche la congiuntura economica dell'azienda, no? Quindi dipende da tanti fattori, non da noi, Sì. non, sì. Ci sono stati esempi di ragazzi che sono restati, di persone anche di una certa età, anche over 50, che sono Ah, rimasti come davvero? nel paese a vivere, assolutamente sì. E come anche Caspita. esempi di persone che hanno preferito venire tornare in qua. Giorgio Cover, il nostro ragazzo, diciamo, il primo mio incrocio domanda-offerta, quindi il primo caso di successo che ho avuto, è felicemente in Olanda, è passato dalla Aqua Vision dove lavorava grazie al mio collega Peter, è passato in università. Sì, esatto. Quindi, insomma, casi concreti, ecco, c'è di tutto, veramente. Dipende molto dalla persona. Lui mi ha detto, la volta che sono andata a Utrecht per lavoro, appunto per un progetto invece nelle costruzioni, mi diceva, io sono molto contento, ma so che dovrò tornare prima o poi per motivi di famiglia, quindi già mi preparo, ci teniamo in contatto. Ecco, però si può, sì, la vita poi ti porta anche dove tu non credi. Certo, posso capire. Dipende da E come va il un'altra. tirocinio. Sì, certo. Un'altra domanda, scusi se la sto tediando. Allora, No, per carità, io gli altri sono d'accordo. anche, certo, io anche per il breve stage che farò mi sono segnata una lista di aziende per cui mi interesserebbe lavorare in azienda. Quindi avrei una mia, tra virgolette, lista molto molto arronzata, quindi non la prendere in considerazione, divisa per settori e tutto. E allora, le aziende appunto decidono il candidato un punto in base al loro curriculum, oppure anche il candidato che può interessarsi alle aziende e poi fare delle proposte? L'hai detto, esiste la cosiddetta candidatura spontanea, per cui, cara azienda, mi piace tanto quello che fai, i tuoi progetti mi affascinano perché, soprattutto io sarei un valore aggiunto per te perché, e questa è una candidatura spontanea. Oppure risposta ad un annuncio, numero per. Queste sono due cose diverse, entrambe possibili. Sì, e questo Posso, servizio usando cioè, ecco, Antonietta. direi che ci Devo vediamo in lasciare separata spazio al sede. relatore successivo, quindi suggerirei che prendiate contatto diretto tra di voi Senz'altro. perché non possiamo Esattamente. monopolizzare la riunione Sì, scusi. ancora. Ok, Esatto. grazie Antonietta Sarò felice. per le tue domande e grazie Stefania ovviamente per l'intervento. A Adesso voi. passiamo Grazie. la parola a Stefano Puissa che ci parlerà delle opportunità per l'internazionalizzazione delle aziende. Stefano è l'amministratore unico della TB Associati e si occupa di queste cose da parecchi anni. Prego, Stefano. Grazie, buonasera a tutti. Adesso sposteremo il focus sul lato prettamente aziendale. Condivido anch'io lo schermo. Solo un secondo per arrivare allo schermo intero. Eccoci, dovremmo avercela fatta. Grazie mille. Allora, partiamo dall'altro punto di vista, quindi guardiamo quando un'azienda nel nostro territorio, in questo caso un'azienda italiana, vuole andare all'estero. Quali sono le agevolazioni che gli possono venire fornite per questo aspetto? Ci è stato chiesto e abbiamo focalizzato l'intervento su quelle che sono state tutte le novità che riguardano SIMEST, come vedete che è un pacchetto di normative che vengono offerte all'azienda, a cui si vanno ad aggiungere una serie di iniziative di carattere locale, normalmente gestite dagli enti territoriali, come ad esempio la regione Friuli Venezia Giulia, che ha degli strumenti dedicati anche al lato azienda. In questo caso, visto che di questi strumenti se n'era già parlato anche in altre situazioni, ci concentreremo su quelle che sono le iniziative invece, appunto, di carattere nazionali governate dalla SIMEST.
Il primo intervento, quindi questo pacchetto di normative che è stata revisionata l'anno scorso, proprio sfruttando anche l'opportunità data dall'Unione Europea di gestire un regime transitorio di aiuti, quindi diciamo degli aiuti particolarmente favorevoli nel momento Covid. Quindi per rilanciare le aziende e incentivare quelle che sono le situazioni di internazionalizzazione, sfruttando appunto questa finestra temporale che si chiuderà al 31-12 del 2021, è stato particolarmente potenziata questa normativa. Normativa che periodicamente apre delle finestre, a cui le aziende possono accedere. La più interessante, o meglio la più sfruttata, quella che ha avuto più successo sia nella prima edizione che è stata circa nell'autunno del 2020, sia in una che si è recentemente chiusa a inizio estate, è quella riguardo la patrimonializzazione. Quindi un intervento che permette alle piccole e medie imprese e alle cosiddette mid cap, quindi adesso senza entrare nei dettagli, alle aziende di dimensioni un po' più grandi, di rafforzare la loro solidità patrimoniale. Quindi essenzialmente si va ad intervenire sulla loro situazione finanziaria, diciamola così in maniera un po' semplicistica, dove non serve quindi andare a rappresentare una iniziativa, quindi non andiamo a presentare un'iniziativa che verrà finanziata, bensì si va a finanziare un'azienda che presenta determinate caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Avere nell'ultimo triennio almeno un fatturato estero, quindi pari al 20%, o nell'ultimo anno un fatturato pa estero pari al 35%. Cosa gli viene offerta a queste aziende? Gli viene offerta la possibilità di avere 800.000 euro di finanziamento con un massimale che è pari al 40% del patrimonio netto dell'impresa. Quindi in qualche modo viene rafforzato quindi la struttura patrimoniale dell'impresa con un finanziamento in 6 anni, di cui 2 in preammortamento. Il tasso è particolarmente interessante perché si sta parlando del 10% del tasso di riferimento dell'Unione Europea. A dire il vero, dovremmo dire 10% nel caso in cui vengano raggiunti determinati obiettivi, il tasso di riferimento, quindi, che comunque è un tasso agevolato rispetto ai tassi di mercato nel caso in cui gli obiettivi non venissero raggiunti, ma qua stiamo già entrando su un tecnicismo particolare. Possono essere richieste delle garanzie. Quindi, dal punto di vista per le nostre aziende, questa è una forma particolarmente agevolata di avere del denaro ad un costo molto limitato da poter investire per rafforzare la loro internazionalizzazione. C'è da dire che fino all'ultimo intervento era previsto anche un apporto in conto capitale. Cosa voleva dire? Che una parte di questi 800.000 euro venivano dati alle imprese a fondo perduto, quindi senza che l'impresa stessa li dovesse restituire. Nell'ultimo intervento di giugno, però, questa opzione è stata momentaneamente sospesa, quindi ad oggi tutta l'agevolazione si configura come un prestito agevolato che deve essere restituito. Se andiamo a vedere la seconda linea di intervento invece previsto da questo pacchetto normativo, è la partecipazione a fiere e a mostre. I beneficiari in questo caso sono praticamente tutte le aziende, perché ci sono sia le piccole medie, le mid cap e le grandi, con l'obiettivo di andare a sostenere la partecipazione a fiere, mostre, missioni di sistema ed eventi promozionali, anche virtuali, per promuovere il proprio business sui nuovi mercati internazionali. Attenzione che sono ammesse anche le fiere internazionali che si svolgono in Italia. Questa è un po' una particolarità perché di solito questa tipologia di normative va a finanziare le fiere estere,
In questo caso vengono finanziate anche quelle italiane, ma che hanno la connotazione, quindi devono essere esplicitamente delle fiere internazionali. In questo caso bisogna presentare un progetto, presentare un rendiconto di spesa che va a comprendere le spese per l'area espositiva, le spese di logistica, le spese promozionali ed eventuali spese di consulenze connesse alla partecipazione, sempre delle fiere e mostre. Interessante che possono essere inserite in questo ambito anche missioni di sistema organizzate da enti pubblici come i ministeri, come l'ICE, come associazioni di categoria, come Confindustria e via dicendo. Anche queste situazioni normalmente venivano escluse, in questo caso sono ammesse. Le aziende possono avere un massimale finanziabile di 150.000 euro. 150.000 euro sempre con un floor, quindi con un massimo pari al 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio, che un po' è la caratteristica, il limite massimo di questa legge, che dovranno restituire in 4 anni, però con 12 mesi di preammortamento. Il tasso è lo stesso dell'azione precedente. Attenzione che anche in questo caso, però, fino al fine anno praticamente, potrebbero usufruire di un 25% a fondo perduto, quindi senza la necessità di restituzione. Questo aspetto verrà determinato di volta in volta da Simest nel momento in cui comunicherà le modalità di accesso. Ulteriore iniziativa a favore delle nostre imprese, quella che viene chiamata inserimento sui mercati esteri. In questo caso abbiamo beneficiari, possono essere le imprese singole o le reti di impresa, reti soggetto in particolare, per andare ad agevolarle nell'ingresso dei nuovi mercati, finanziando la realizzazione di strutture commerciali. In questo caso, se vedete, sono ammissibili le spese relative alle stabili strutture, fino a un massimo di 3 uffici, showroom, magazzino e via dicendo, con una serie di normative, di limitazioni, diciamo, dove l'apertura del contratto di locazione di acquisto non può essere antecedente ai 12 mesi della data di presentazione della richiesta di finanziamento, perché ovviamente l'obiettivo è quello di incentivare nuove aperture o aperture molto recenti, non certo di andare a finanziare situazioni già esistenti in passato. L'azione può essere realizzata direttamente dall'impresa oppure tramite delle partecipazioni in imprese estere o anche attraverso delle aziende di trading, dei trader, di intermediari. Sono finanziabili le spese di funzionamento anche se con determinati limiti, specialmente nelle fasi di promozione. Il minimo dell'investimento deve essere pari a 50.000 euro, il massimale ai 4 milioni, sempre con il limite massimo del 15% di fatturato medio dell'ultimo biennio. In questo caso il finanziamento sarà da restituire in 6 anni, di cui 2 di preammortamento. Il resto dell'impianto dell'iniziativa è più o meno simile alle precedenti, sia per quanto riguarda il tasso, sia per la possibilità di avere eventualmente una parte a fondo perduto. Un'altra iniziativa che viene finanziata è l'inserimento in azienda di un cosiddetto Temporary Export Manager. Qua andiamo vicini un po' alle tematiche precedenti, solo che ci rivolgiamo a figure già manageriali, a figure già consolidate. Quindi c'è un'impresa che ha bisogno, sente la mancanza di una figura professionale specializzata per poter realizzare un progetto di internazionalizzazione, ed ecco che allora può accedere a questa linea di agevolazione. Se vedete, i requisiti per i beneficiari sono esattamente quelli delle schede precedenti. L'importo massimo, quindi le spese correlate a un temporary export manager o altre figure professionali similari, possono partire da un minimo di 25.000 ed arrivare a un massimo di 150.000 euro, sempre con limite del 15% di fatturato, da restituire in 4 anni con 2 anni di ammortamento.
scheda successiva e-commerce, in questo caso si va ad agevolare lo sviluppo di soluzioni di e-commerce in paesi esteri attraverso l'utilizzo di marketplace o la realizzazione di una piattaforma propria per diffondere appunto prodotti o servizi con marchio italiano all'estero. E le spese ammesse sono o l'utilizzo della piattaforma di terzi o la realizzazione di una piattaforma propria. Il massimale finanziabile in questo caso sono 450.000 euro per la piattaforma, un po' di meno 300.000 per l'utilizzo di una piattaforma di terzi. Finanziamento 4 anni, di cui un anno di preammortamento. Studio di fattibilità. Ulteriore linea, quindi si va ad agevolare le aziende che hanno bisogno di fare uno studio per valutare l'opportunità se effettuare o meno un investimento all'estero, investimento che può essere commerciale o produttivo. In questo caso vengono agevolati tutte le spese di personale, viaggi e soggiorno che sono necessari per la realizzazione di questi studi di fattibilità. Il massimo agevolabile 200.000 per le iniziative commerciali, 350 per gli studi su iniziative produttive. Il finanziamento in questo caso è sempre di 4 anni, di cui uno di preammortamento. Assistenza tecnica. Questa linea invece va ad agevolare le aziende che hanno bisogno di formare del personale all'estero. Formarlo in maniera diretta, quindi formare le persone, oppure andare a creare una struttura di assistenza post vendita a fronte di un contratto di fornitura. Sono le due facce della stessa medaglia, quindi o formazione diretta oppure dare assistenza post vendita a una vendita o una fornitura già avviata. Anche qui abbiamo ammesse le spese del personale, viaggi, soggiorni e consulenze sostenute per l'avviamento di questo programma di formazione. Per l'assistenza post vendita bisogna rispettare un limite che deve essere pari al 5%, quindi la spesa massima per i servizi di post vendita possono essere al massimo il 5% del valore della fornitura dei beni strumentali o accessori con un massimale di 100.000. 300.000 euro è il massimale spendibile per la formazione, mentre 100.000, come ho appena detto, per l'assistenza tecnica, che verranno restituiti in 4 anni, sempre con un anno di preammortamento. Con questa sull'assistenza tecnica ho chiuso velocemente la carrellata sulle iniziative Siemens, che sono un po' all'ordine del giorno parlando di internazionalizzazione nell'ambito delle agevolazioni per le aziende, e quindi lascerei di nuovo la parola ad Adriano per eventuali domande e per il proseguio. Grazie. Grazie Stefano. Vedo che ci sono due veloci domande nella chat, sempre dalla nostra Antonietta, che quest'oggi è scatenata. Allora lei ci chiede nello specifico che cos'è un'azienda mid-cap. Ma guarda, brevemente, senza entrare nel dettaglio tecnico, è un'azienda di media capitalizzazione. Quindi è un'azienda più strutturata della piccola media, ma che non ha ancora i requisiti per essere una large company, quindi un'azienda di più grandi dimensioni. Grazie. Okay. E poi, sempre Antonietta, faceva una considerazione sul temporary export manager, che è una figura che le interessa. Forse vuoi, Antonietta, vuoi chiedere, fare qualche domanda un po' più specifica su questo argomento? A Stefano? Allora. Sì, allora, ho un MBA proprio per quanto riguarda l'export manager, però mi sono in Giappone ho ricoperto il ruolo di account manager, quindi non era proprio una figura per cui mi sono formata sul campo. Mi formerò sul campo a settembre per un periodo di 2 mesi, quindi pochissimo, spero nel back office commerciale, ma per diventare export manager ci vogliono circa 5 anni, quindi non sarei un export manager per nessun motivo. Se magari appunto le
appunto le qualità dell'export manager, le doti dell'export manager sono appunto doti che io già ho, potrei già metterle in campo perché appunto il ruolo di account manager prima non lo sapevo fare, ho dovuto imparare tutto sul campo in Giappone. Però se un'azienda vuole una figura specializzata formata sul campo per anni, non potrei in alcun modo ricoprire quella figura. Quindi volevo sapere se ci deve essere proprio una figura con un sacco di anni alle spalle di lavoro su questo campo. Allora, in questo caso dipende molto, dividiamo in due, l'aspetto normativo e l'aspetto invece puramente aziendale. Quindi chiaramente l'aspetto aziendale dipende da azienda ad azienda, cosa vanno a cercare, se vanno a cercare delle persone da formare, da affiancare, oppure vogliono già, passatemi il termine, una persona esperta perché hanno bisogno nell'immediato o comunque perché hanno scelto così. Il lato normativo invece, quando si parla di agevolazioni, dovete andare a vedere norma per norma. Perché ad esempio parlando dei temporary export manager, i cosiddetti TEM, ci sono normative sia ministeriali che vanno ad agevolare i temporary export manager, sia SIMEST, sia molto spesso anche delle normative regionali che vanno ad agevolare questa cosa. E i requisiti di accesso sono molto diversi. Quindi normalmente possono essere i 3 anni di esperienza, i 5 anni di esperienza, delle volte semplicemente tre progetti di riferimento. Quindi sono situazioni. L'importante è restare aggiornati perché queste liste molto spesso aprono in periodi particolari, quindi in quei periodi bisogna iscriversi per essere dopo papabili. Da questo punto di vista ritengo molto, molto importante il lavoro che fa anche Stefania con i suoi enti, perché quello che abbiamo visto noi dal punto di vista agevolativo seguendo le aziende, si rischia di trovarsi nella classica situazione dove l'azienda, non è l'azienda in questo caso, ma è la normativa, chiede neolaureato con esperienza. Perché cosa succede? Se noi andiamo ad agevolare le persone che hanno già 5-10 anni di esperienza, oppure andiamo a chiedere che per potersi iscrivere in quella lista ci vogliono 5-10 anni di esperienza. Da un lato è comprensibile perché non si vuole che i soldi pubblici vadano in rivoli che non sono a forte impatto, ma dall'altro lato uno rischia di restare sempre lì alla finestra, aspettare di fare l'esperienza per poter entrare. Ma appunto un neolaureato con l'esperienza di solito ha solo un'esperienza di stage, il neolaureato con l'esperienza. Per questo dicevo, molto spesso. Mi No, se scusi. posso integrare soltanto, una delle ricerche che potresti fare nel nostro portale, in altri, è quella del junior export manager. Okay? Quindi andiamo a creare la figura, non già darla per scontata, per poi arrivare alle aziende che sono sostenute dall'interessantissimo bando che ha presentato Stefano con una bagaglio più forte, ecco, quindi potresti fare sicuramente un tirocinio facendoti assistere dalle colleghe di cui ti ho mandato riferimenti per la tua regione. E sia andare a trovare un tipo di lavoro, una professione che però sia definita come junior, quindi che non ti metta già in situazioni che non riesci ad affrontare. E ricordo a Stefano e presenti che anche quella dell'export manager per una rete di aziende è una figura che abbiamo con successo trovato, siamo molto contenti di questo. Perfetto, perché io Grazie. le ho appena mandato un'email, solo che non. Appunto, non ho ricevuto il link con tutte le informazioni. Comunque, hai Controlla il mio bene perché CV te l'ho già in mano. mandata. Controlla, Ah, controlla. perfetto, perfetto. Perché le spiego, io le ho già mandato il CV, quindi ha tutte le mie Benissimo, informazioni bravissimo, ho là. visto tutto. Ho visto di dove sei, ho visto l'esperienza e sono a disposizione assieme alle mie colleghe. Vedrai la mail con tutti i riferimenti, d'accordo? Ok, se riuscissi a trovarla, no, non riesco a trovarla. Guarda tra un attimo, fai ricarica, ok? Ok, grazie, grazie. Prego, prego. Perché le spiego due mail, una per tra virgolette lavoro, servizio e una un po' più informale. Perfetto, guarda, io direi a Antonietta che ci possiamo anche vedere, ti dedico un'oretta di tempo tutta per te e ti spiego un po' come Perfetto. funziona, ti do qualche dritta, d'accordo? Umilmente, se poi Perfetto. c'è qualcuno che vuole aggiungere, molto volentieri. Grazie. Prego a te.
Dunque, nella chat non vedo altre domande. Darei ancora proprio un minuto per eventuali ritardatari, se ci sono ancora delle curiosità, se potete postarle nella chat istantaneamente, altrimenti chiuderemo il collegamento. Direi intanto che comunque ringraziamo ovviamente i relatori e ringraziamo il Comune di Pordenone, che non so se vuole dire due parole in conclusione di questa lunga passeggiata e carrellata di webinar dedicati alle PMI. E io ringrazio voi tutti, ci sono stata all'inizio e alla fine, quindi per me è stato proprio l'apertura e la chiusura del cerchio, la partecipazione a questo percorso, così a livello personale. A livello di ufficio, come Comune di Pordenone, siamo estremamente soddisfatti della partecipazione, del confronto che c'è stato sempre, e questa sera in particolare abbiamo avuto modo di vedere come, toccando i tasti giusti, l'entusiasmo può fare veramente da veicolo per interessanti collaborazioni. Quindi grazie veramente a tutti e arrivederci alla prossima puntata, quando ci racconterete come sono andate le vostre esperienze. Grazie. Allora Grazie ancora. interrompo la registrazione dell'evento che ricordo sarà disponibile tra qualche giorno sul canale YouTube del Comune di Pordenone, che ovviamente provvederà a dare la massima pubblicità a queste registrazioni. Bene, grazie ancora a tutti.